Certo che non potevo lasciare un sabato così senza dirti qualcosa, senza comunicarti qualcosa. Settimana trascorsa, ormai è passata una settimana, ho un pochetto rallentato sul discorso rasoio moderno. L'ho lasciato un attimo lì perché ho fatto ricrescere un po' la barbetta, ma che sono passati alcuni giorni. Te faccio stavolta a te la domanda, quindi rispondi nei commenti per favore, perché il tuo commento sarà decisivo, perché domani logicamente che domenica mi devo fare la barba, quindi a maggior ragione che cosa utilizzo? Allora, fino adesso ti ho proposto Bic, Wilkinson, ma mi sono rimasti fuori due, diciamo così, mostri sacri della modernità, che sono, è sempre stato, lo dico sempre, il mio preferito, Mach 3. È inutile che dico altro, però c'è il però. C'è il però, siccome mo è bella lunga e me la voglio gustare come dico io, perché a differenza, cioè, con questo io non gusto niente, cioè io con questo in teoria mi rado, faccio solo quello, cosa che faccio anche con i tradizionali, ma c'è più piacere, c'è gusto, cambio la lametta e via discorrendo. Quindi ti domando, continuo con sta roba, vabbè, con quelli che mi mancano sostanzialmente. O domani è da un taglio di quelli, eh? Vuoi mettere? È tanto che non utilizzo, eh? C'ho una discreta voglia, veramente una grandissima voglia di riprovare e mettere in mano e in gioco la capacità, perché qua c'è bisogno della capacità di utilizzare appunto uno sciavetta senza manico. Quindi fammelo sapere nei commenti, questa è una sorta di sondaggio, perché ripeto, grandi problemi non ce n'ho avuti con la moderna monolama, ma non ho valutato ancora con la moderna, a parte non l'ho fatto tutti i giorni, quindi ho saltato un giorno sì, un giorno no, è andata discretamente, qualche brufolettino è venuto fuori, ma niente di che, perché comunque ho lasciato spazio, non ho fatto quotidianamente la rasatura con sti cosi qua, quindi non lo so, domani vediamo, proviamo la prossima. Che mi dici? Quindi mi raccomando, scrivimi nei commenti, che è molto importante, perché comunque già so che questi due strumenti con una barba così saranno un po' non appropriati, non saranno appropriati per il loro ruolo, perché non riescono a tagliare subito bene, perché purtroppo hanno tre lame, quindi si aggrappano a sta parete pelifera come se non ci fosse un domani. Fammi sapere, noi se becchiamo domani, come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. Ciao da Luca. Speriamo che mi dici bene, perché se mi dice male sono dolori, perché con quelli fa male proprio. Infatti la gente si è accorciata con la macchinetta, col trimmer. Vabbè, ci vediamo domani.